grande soddisfazione. Innanzitutto grazie, perché sono felice di festeggiare San Valentino a Reggio Calabria. Grazie, poi non la faccio lunga perché magari a casa c'è una moglie e un marito che mi aspetta, e quindi un'oretta per andare a sentire Salvini è concessa, di più no. Sono felice perché pensare a una sala così solo 3 o 4 anni fa sarebbe stata follia, perché eravamo lontani, non ci conoscevamo. Io sono un testone, quando mi hanno chiesto di fare il segretario della Lega ho detto va bene, però non voglio rimanere solo a casa mia, nel mio orticello, voglio parlare a tutto il paese, perché sono convinto che ci siano persone in gamba in tutto il paese, nel nome dell'autonomia, del federalismo, del rispetto. E io ricordo come se fosse oggi, ma ormai saranno passati più di 2 anni, quando su un aereo ero venuto a Lamezia, una delle prime volte, poi tornando da Lamezia a Milano mi ero seduto tranquillamente per leggermi il giornale, e mi si avvicinano 2 signore che erano salite a Lamezia e mi hanno detto: possiamo parlarne un attimo, onorevole Salvini? Certo, volentieri. E allora alla fine abbiamo parlato per un'ora. E io sono sceso da quell'aereo con la consapevolezza e la certezza che bisogna cambiare qualcosa. Perché quelle 2 signore andavano e venivano a Milano in giornata, pagandosi 300 euro a testa di biglietto, perché qua non c'era spazio in ospedale per farsi la chemioterapia. E quindi partivano la mattina da Lamezia, venivano a Milano e tornavano la sera a Lamezia, perché pur pagando le tasse come tutti gli altri italiani, negli ospedali calabresi per loro non c'era spazio, dovevano venire a Milano a farsi la chemioterapia. Non è normale. Penso che voi paghiate le tasse che pagano tutti gli altri, avete diritto a degli ospedali che funzionano anche in Calabria, senza dover fare il giro del mondo di tasca vostra. Non è che stia proponendo la luna, Sto proponendo una cosa normale, sto proponendo che ci si possa arrivare in treno, ci si possa arrivare in aereo. Invece stanno facendo l'esatto contrario, chiudono, invece di aprire, chiudono. Il buon Dio ci ha messo, vi ha messo in mezzo al Mediterraneo, quindi non c'è niente da fare, siamo lì, ci passano davanti migliaia di navi cariche di container, che sarebbero migliaia di posti di lavoro per i ragazzi qua, e invece di fermarsi qua, perché mancano le infrastrutture, hanno più convenienza a fare il giro d'Europa, fino all'Olanda e alla Germania, perché gli ultimi governi, invece di aiutare i porti italiani a crescere, hanno declassato i porti italiani. A me viene il dubbio che siano pagati da altri per fare gli interessi degli altri, perché o sei incapace, però tutta una serie di incapacità simili mi fa venire il dubbio che noi al governo in Italia abbiamo avuto qualcuno pagato da altri per fare gli interessi di altri. E lo dico da parlamentare europeo che si batte da anni come un dannato, a volte vincendo, più spesso perdendo, essendo all'opposizione. Io sono abituato a fare le battaglie, a volte le vinco e a volte le perdo. Se non fai la battaglia hai già perso. Di che cosa parlo? Parlo del ministero, di uno dei ministeri più importanti, che se ci mandate al governo andiamo a chiedere, che è quello che difende il nostro mare e la nostra terra. Il Ministero dell'Agricoltura e il Ministero della Pesca, per difendere la pesca e l'agricoltura in Calabria e in tutta Italia. Perché sono stufo che arrivino l'olio tunisino, le arance marocchine, il grano canadese, il pesce dalla Turchia, e la quota tonno, e la quota spada, e il fermo biologico, e la larghezza delle maglie, e il calibro delle vongole. Basta, buon Dio. Anche perché alcuni di questi paesi esportano olio, esportano arance, esportano frutta, esportano verdura e esportano clandestini. Almeno i clandestini te li tieni a casa tua, almeno i clandestini te li tieni in Tunisia. Non è che puoi riempirmi di qualunque cosa, magari... Anche perché l'anno scorso in Tunisia, per le loro leggi, era la festa, non so quale ricorrenza nazionale, festa islamica, pipim e pipam,
ne hanno fatti uscire di galera 5.000. Voi intuite dove siano arrivati questi 5.000, vero? No. Non occorre uno scienziato, questi 5.000 non vanno in Spagna, non vanno in Francia, non vanno in Grecia, in Svizzera li guardano col binocolo. Dove arrivano? In un paese che dice, ieri sera ero alla tele con la Boldrini. Ho iniziato così il mio percorso di Quaresima, facendo penitenza e digiuno. Però lei mi dice, però come fai a espellerli? Come fanno tutti gli altri? Come fanno a espellerli dalle altre parti? Non è che siano partiti. Io voglio semplicemente che l'Italia, che governeremo dal 5 marzo, sia un paese accogliente, le donne e i bambini che scappano dalla guerra hanno in casa mia casa loro, ma spacciatori e delinquenti tornano da dove sono arrivati, perché a Reggio Calabria non c'è bisogno di altri spacciatori e delinquenti. No. Anche perché, apro una piccolissima parentesi, tutti dicono dobbiamo aiutare questa gente, vero, sono un padre di famiglia, poi quando ci sono di mezzo dei bambini divento intransigente. Voi sapete quanto costa aiutare un bambino oggi? Se voi voleste aiutarlo da domani, un bambino in Kenya, quanto costa al giorno farlo mangiare, dormire e studiare? Cioè quanto costa un collegio in Kenya dove questo bimbo mangia, beve, dorme, studia e si prepara a costruirsi un futuro là? 70 centesimi al giorno. Con 70 centesimi al giorno tu aiuti un bambino a rimanere nella sua terra e a crescere nella sua terra. 70 centesimi. Qua ne paghiamo 35 di euro al giorno alla cooperativa che sta facendo i soldi sulla pelle di questi disgraziati. Quindi noi non stiamo aiutando l'Africa, noi stiamo svuotando l'Africa e stiamo aiutando qualche criminale che sta arricchendosi sulla pelle di questi disgraziati con le tasse degli italiani. Quindi non stiamo facendo. Mi hanno detto che fuori c'è qualche manifestante urlante, antileghista, antifascista, antirazzista. A me fanno. No, attenzione, chi non la pensa come me, mi piace e mi stimola. L'altra mattina ero al mercato a Milano, in periferia, in piazza Prealpi, e c'era una marea di gente che fermava, anche tanti immigrati regolari che hanno le loro bancarelle che mi dicono, Salvini, io pago le tasse, i documenti in regola, cortesemente rimanda a casa quei balordi, altrimenti ci vado di mezzo anch'io. Quindi il problema non è il colore della pelle, ma il problema è il rispetto delle regole. E dietro avevo un codazzo di 3 o 4 con la bandiera rossa, pancia e martello, e con la tromba che cantavano Bella Ciao. Ed era un accompagnamento anche musicale gradevole. Poi sentire nel 2018 Bella Ciao e l'Internazionale, compagni dai campi e dagli uffici, mi mette anche tenerezza, perché dico, magari come i revival, quando vedi alla televisione i programmi degli anni 60, ti fa simpatia. Mi fa meno simpatia quando vanno in piazza i pacifisti, i democratici, gli antirazzisti e gli antifascisti che pestano poliziotti e carabinieri e quelli li metto in galera dal primo all'ultimo. Io quelli li metto in galera dal primo all'ultimo. Si è perso un po' di senso del limite, di senso del rispetto. A scuola, una delle prime riforme che andiamo a smontare, a cambiare, a modificare, è la pessima scuola che ci ha lasciato Renzi, i cui risultati si vedono, e qua lo dico da papà, o stanno impazzendo tutti, e questa settimana a Foggia studente che non vuole farsi interrogare accoltella l'insegnante. L'altro giorno papà va a scuola a prendere a pugni il vicepreside perché aveva rimproverato suo figlio. Oggi a Piacenza ragazzo reagisce e aggredisce l'insegnante. Forse perché una certa cultura di sinistra ricorda a tutti che ci sono i diritti e si dimentica di ricordare che ci sono anche i doveri. Insieme ai diritti ci sono dei doveri.
Ma quando in una riforma della scuola tu mi scrivi che non è possibile bocciare i bambini alle elementari, alle medie, qualunque cosa facciano, tu fai quanto di più diseducativo esista sulla faccia della terra. Nell'Italia quel testo occorre premiare il merito, ma occorre dire anche dei no. Da Presidente del Consiglio e da papà, se dici solo sì, fallisci. Bisogna avere il coraggio di dire dei no. Ogni tanto c'è bisogno di dire dei no. Chi merita va premiato, chi non ce la fa va aiutato a crescere. Invece questo egualitarismo di sinistra, le tasse universitarie gratis per tutti. Sì, così facciamo dei bivacchi, dei sacco-apelisti che stanno lì vent'anni. No! Se c'è il figlio dell'operaio che non ce la fa e non potrebbe permettersi l'università e prende il 110, a lui l'università la pago per tutti gli anni. Ma se c'è il figlio di papà che non voglia di fare un accidente, l'università non è il suo posto e se vuole starci se la paga, dal primo all'ultimo euro, perché altrimenti il merito va a farsi benedire. Quindi abbiamo, ecco, magari quelli che sono fuori sono i classici figli di papà che domani non hanno il problema di alzarsi e aprire il negozio o di andare in ufficio o di rinnovare la partita IVA, perché spesso e volentieri più fanno i comunisti più soldi hanno sul conto corrente in banca. E c'è questo mistero, nella prossima vita faccio il comunista. No, scherzo, no. No, ma questo concetto di invidia sociale, vi ricordate i manifesti di Rifondazione Comunista? Anche i ricchi piangano. Il problema non è far piangere qualcuno, il problema è far sorridere qualcuno che oggi non sorride. Il problema è tornare a far circolare il denaro, stroncare chi ti frega. Giornalista mi ha chiesto entrando, domanda che secondo me era banale, con risposta altrettanto banale: cosa ne pensa dell''ndrangheta? L''ndrangheta mi fa schifo. Io sono nato per combattere mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra, corona unita e qualunque altra schifezza. Mi sembrava una domanda quasi normale, ho dato una risposta quasi normale. Io voglio un paese normale, non eccezionale. Entrando una signora mi ha detto: Salvini sei eccezionale. Sbagliato. Se pensate che qua su questo palco ci sia qualcuno di eccezionale, avete sbagliato a capire e non mi conoscete. Sono un uomo di 44 anni con alcuni pregi e tanti difetti. Fra i pregi però ho la normalità, ho i piedi ben piantati per terra, la spesa la vado a fare io e so che il latte costa 1,60 euro. E quando vado a fare la spesa e trovo un'arancia che non viene dall'Italia ma arriva dal Marocco, dalla Spagna o dalla Tunisia, glielo lascio lì perché io voglio mangiare prodotti italiani. Quindi, secondo me l'Italia non ha bisogno di cose eccezionali, l'abbiamo sentito da Domenico, mi hanno chiesto: ma cosa promette i calabresi? Normalità, perché vi hanno preso in giro per troppi anni, e i ponti, e le strade, le autostrade, i treni, cosa mancano? Non hanno promesso cosa? Le Olimpiadi a Reggio Calabria, i mondiali di calcio, non so cos'altro non abbiano promesso. Renzi ultimamente è un po' stancotto perché le ultime promesse che riesce a fare sono gli 80 euro. Però gli italiani dicono: ma hai già fregato una volta, non è che mi freghi la seconda volta. Il patto. Io per serietà non vengo a 15 giorni dal voto a dire votatemi il 5 marzo a Reggio, a Crotone, a Milano, saremo tutti più belli, ricchi, simpatici, intelligenti e fortunati. No. Vi garantisco normalità e buon senso. Vi garantisco che sbarcano meno clandestini e vengono espulsi più clandestini. Mi pare l'esatto contrario di quello che è accaduto negli ultimi anni. Vi garantisco che se uno è stato in fabbrica, in ospedale, a fare il muratore, il poliziotto, l'insegnante, il vigile del fuoco, l'operaio, per 41 anni, ha diritto di andare in pensione, di fare il nonno e di fare la nonna, cancellando la legge Fornero, maledetta lei e maledetta chi l'ha votata, che sta rovinando milioni di italiani. Maledetta la legge, lunga vita Elsa Fornero, se no già poi sono brutto, cattivo, razzista, fascista, ignorante, sovranista, populista. Lunga vita alle persone,
Però alle leggi no. Una legge normale sancisce che la legittima difesa in casa mia è sempre e comunque legittima difesa. Non, il gioielliere di Napoli, o i tabaccai, o i farmacisti, o i taxisti, teoricamente, Dio non voglia, se stasera tornando a casa vi trovate la sorpresa di San Valentino, un bel fustone, alto 2 metri, col passamontagna e il coltello in mano, voi, codice penale alla mano, dovreste dirgli, mi scusi buon uomo, che cosa la porta a entrare in casa mia col passamontagna e il coltello in mano? Dovrei chiederle che intenzioni ha con quel coltello, perché io ho diritto di difendermi in maniera proporzionale alla sua offesa. Quindi se intende accoltellarmi all'avambraccio, me lo dica che io posso rispondere con un'altra coltellata all'avambraccio. Se trovo qualcuno in casa mia di notte e armato, e lo dice uno che non ha il porto d'armi e non ha la pistola, e se in quella casa stanno dormendo i miei 2 figli, questo non esce in piedi da casa mia. Ve lo posso garantire. Col mattarello, col mestolo, con quello che volete voi. E invece in Italia adesso è più tutelato, come le normative europee che tolgono il diritto a detenere un'arma anche a quelli che la usano per passione, per sport. Ragazzi, io sono per la difesa del territorio, non so qua, ma ormai ci sono intere città dove fra un po' ci troviamo i cinghiali in tinello, perché ovunque tu vada c'è il cinghiale che arriva in casa. Un po' di equilibrio fra uomo, ambiente e natura, nell'interesse dell'ambiente stesso, lo teniamo o facciamo finta che non stia succedendo niente? Quindi, sono cose normali. Un paese normale, in cui tutti si riempiono la bocca della parola turismo, vi pare normale che non abbia il ministero del turismo? È come se in Arabia Saudita non ci fosse il ministro che si occupa di petrolio. Cercheremo di fare cose normali mettendo persone normali, oneste, a fare quello che altri... Quante volte hanno promesso il possibile e l'impossibile alla Calabria? Se avessero fatto il loro lavoro, io non sarei qua. Se gli altri politici calabresi che sono andati a Roma avessero fatto il loro lavoro, secondo voi veniva Matteo Salvini il 14 febbraio a Reggio Calabria a spiegare che idea d'Italia voglio lasciare i miei figli? No. Poi gli altri abbiamo visto, Renzi può dire quello che vuole, ma il PD sta governando da più di 6 anni. Io ho letto il loro programma. Nel programma del PD di oggi c'è scritto costruiremo nuove carceri. Ma buon Dio, sei stato lì 6 anni, cosa hai fatto per 6 anni? Non è che puoi venirmi a dire adesso, beh c'è un problema di carceri, se ci votate costruiremo nuove carceri. Lo posso dire io, perché non sono mai stato al governo e quando... Il centrodestra con la Lega, come ricordava qualcuno prima di me, andò al governo, lasciò un piano carceri pronto con 500 milioni di euro di finanziamento. Che fine hanno fatto quei 500 milioni e quelle nuove carceri? Zero. E cosa hanno fatto invece di costruire nuove carceri? Hanno approvato indulti, svuota carceri, sconti di pene, hanno fatto uscire di galera 20.000 delinquenti che sono tornati a fare delinquenti e poi sono ritornati in galera. Ogni tanto escono, ogni tanto entrano. Nel paese che ho in testa, se ti condanno a 20 anni, stai in galera per 20 anni. Non è che esci biglietto premio in una parte un po' prima. E quindi è questo. Hanno impegnato il Parlamento per un anno con lo Ius Soli, perché sembrava l'emergenza del paese regalare la cittadinanza a chiunque fosse da queste parti da qualche anno. Io reputo talmente importante il concetto di cittadinanza, e me lo dicono anche tanti immigrati regolari, che secondo me è svilente regalarla come il biglietto a Luna Park di Carnevale. Arrivi a 18 anni, maturi, se vuoi, se sei integrato, scegli, e a 18 anni hai il diritto di voto, il diritto di guidare la macchina e scegli che tipo di cittadino diventare. Perché l'hanno fatto? Perché sanno che in prospettiva molti meno italiani li voteranno e quindi hanno bisogno di trovare voti da altre parti del mondo. E quindi questo è voto di scambio. A casa mia si chiama voto di scambio, non è un diritto.
Nel paese che governerò tutti vengono rispettati, a prescindere dalla scelta di vita che hanno e che fanno. Lo Stato non entra in negozio e lascia lavorare chi lavora in proprio, artigiani, commercianti, partite IVA, liberi professionisti. Questa è una riforma che costa zero allo Stato, ma che io mi sento di prendere come impegno d'onore. Chi vuole lavorare deve passare il suo tempo a lavorare, non a compilare moduli, quindi via spesometri, redditometri, studi di settore, fatture emesse, fatture incassate. Lo Stato ti lascia lavorare in pace. Lo stesso Stato non ti entra in negozio con lo studio di settore, ma se non ti entra in negozio, men che meno ti entra in salotto o in camera da letto. Ognuno nel suo privato fa quello che vuole. Non vado a fare il pontefice, non ho il diritto di fare lezioni di morale a nessuno. Quindi nessuno può essere discriminato in base alla sua scelta o al suo modo di vivere. Mi riservo però il diritto di dare voce a chi non ha voce, di difendere chi non si può difendere, e in questo caso sono i bambini, che sono sacri, che hanno diritto di avere una mamma e un papà e di essere adottati se ci sono una mamma e un papà. Su questo nessuno mi farà mai cambiare idea, tutte campo. Altrimenti è un'altra roba. Quelli che parlano di diritti delle donne e che poi accettano concetti obbriosi come l'utero in affitto, l'ovulo in vendita o i bambini che si comprano dal supermercato, dovrebbero essere ricoverati, perché i bambini non si comprano al supermercato e perché l'utero non è in vendita e in affitto in un paese normale. Ce ne sono tante di cose. La continuità territoriale, che è un diritto per la Calabria, per la Sicilia e per la Sardegna, perché in Italia nascere in riva al mare su un'isola oppure nascere, crescere e vivere in montagna o sull'Appennino è condizione di serie B, mentre invece secondo me devi avere gli stessi diritti, se non qualche diritto in più, di poter lavorare, di poter studiare, di poter mettere su famiglia senza pagare il doppio rispetto a chi vive in un'altra parte del paese. E questo vale per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Altrimenti, ragazzi, non, io poi potrei andare, e lo faccio, inizio a essere, confesso, sottovoce, inizio a essere stanchino. Sono alcuni mesi che perché per gli altri la campagna elettorale è più semplice. Tac, televisione, milioni di euro, manifesti, spot alla radio, spot alla TV. Noi non abbiamo una lira. Tutto quello che vedrete in giro è perché i soldi ce li mettono in tasca loro i candidati, che sono mezzi matti. Fatemi un applauso anche per questo, perché preferiamo avere pochi soldi ma puliti che tanti soldi ma... Mi hanno fatto una domanda sui 5 Stelle, però non parlo dei 5 Stelle, non vorrei disturbarli perché stanno cercando gli scontrini. Sono lì che sono impegnati a cercare scontrini degli alberghi, dei bar, dei ristoranti, degli agriturismi, quindi non voglio disturbare le persone che lavorano. E poi non vinco le elezioni per dei meriti altrui, però mi limito semplicemente a dire che se chiedi onestà devi essere il primo a praticare onestà, altrimenti faccio qualcosa che... Però, ripeto, vi chiedo una cortesia, appunto, essendo partito stamattina a Palermo, essendo passato poi per Caltanissetta, per Paternò, per Messina, per Reggio, risalendo per dormire, domani mattina a Matera, poi Bari, poi Lecce, poi Molise, poi l'Abruzzo, poi Roma, poi sabato, se il buon Dio mi assiste, sono ancora vivo, Milano, e poi si riprende per gli ultimi 15 giorni. In televisione cercherò di andare laddove mi invitano, quasi dappertutto tranne che da Fazio, ma ne faccio volentieri a meno. Ne faccio volentieri a meno. Se vinciamo o perdiamo le elezioni, io dico che le vinciamo, però sapete come mi piacerebbe vincerle? Mi piacerebbe vincere con il centrodestra che vince, con la Lega che all'interno del centrodestra è la forza più forte, però mi piacerebbe vincere con non troppo vantaggio, con due o tre parlamentari di vantaggio, e sarebbe la mia soddisfazione più grande
che quei due o tre parlamentari leghisti in più che fanno la differenza venissero dalla Calabria e li eleggeste voi. Fossero su questo palco, venissero dalla Calabria e li eleggeste voi. E questo anche perché, lo diceva, il simbolo è Lega. Ovviamente le prime volte che sono venuto a Lamezia, nel 2014 ancora, più duro fra i giornalisti, anche fra chi incontravo, mi diceva: questo è il solito fenomeno, viene qua una volta in Calabria, mi frega il voto e poi chi si è visto, torna a Milano, questo non lo vediamo più. Io ho tanti limiti e tanti difetti, ma ho una faccia e con quella faccia voglio guardare a testa alta i miei figli finché campo. E quindi l'impegno che mi prendo lo prendo fino in fondo. E fino a che i ragazzi calabresi non avranno un lavoro in Calabria invece di essere costretti a scappare in giro per il mondo, io ci torno, e ci torno, e ci torno. Qualcuno ancora all'interno mi dice, pochissimi, però qualcuno: ma che vai a fare? Ma stai a Milano, stai a casa tua, fregati di quello che succede nel Lazio, in Abruzzo, in Campania. No, io sono di Goccio. Autonomia, federalismo, meno scelgono lo Stato centrale e meno sceglie l'Unione Europea, meglio è per tutti a Milano come a Reggio Calabria, perché bisogna premiare i territori e governare dai territori e rispettare i territori. Quindi l'idea con cui è nata la Lega è assolutamente quella di oggi, però in molti mi dicevano: ma scusate, ma perché non posso avere anch'io Zaia, che governa il Veneto da tanti anni, dove la sanità funziona, dove gli ospedali funzionano, le strade funzionano? E io sono arrivato a un certo punto a dire: è giusto che il modello di amministrazione, di onestà, di concretezza, di coraggio della Lega non sia riservato solo a una parte del paese. Mi sono messo in gioco, ho fatto una scommessa. E voi stasera mi dite che questa scommessa l'abbiamo vinta e la stiamo vincendo insieme. Quindi io vi ringrazio, ci metto l'anima, vi chiedo solo una cosa: mancano 17, ormai ho perso anche la cognizione del tempo, 17 giorni, faccio un po' come quando facevo il militare, e c'avevo il calendario all'interno dell'armadietto e ogni giorno in meno era una A proposito, apro e chiudo la parentesi, ho aderito con convinzione all'appello dell'Associazione Nazionale Alpini, Fanti, Bersaglieri, delle Forze Armate, che dicono: in Italia in questo momento serve reintrodurre a base regionale servizio militare e civile per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. E io sono pienamente d'accordo sulla formazione che darebbe questo. E quindi mancano 17 giorni all'alba. E poi il 5 marzo non vedo l'ora che arrivi, perché finalmente potrò smettere di parlare e potrò cominciare a passare dalle parole ai fatti. Sono stufo di parlare, voglio iniziare a trasformare in cose concrete quelli che sono dei desideri, ma da chi dipende? Da voi, non da me. Non so dove era il cartello Salvini salvaci, no, c'ho il cognome per cui viene facile il giochino. Avete sbagliato a capire, io non salvo niente, nessuno. Io posso essere uno strumento utile se voi avete voglia di salvare la vostra terra e di dare un futuro ai vostri figli. Quindi conto che in questi 17 giorni parliate alla testa, ma soprattutto al cuore dei reggini e dei calabresi che pensano che votare sia inutile. Chi sta a casa ha già perso. Chiedetegli di fidarsi. Viva Reggio, viva la Calabria, viva la Lega, e ci rivediamo qua da Presidente del Consiglio e cominceremo a lavorare insieme. È un impegno. Grazie a tutti.